Buon pomeriggio a tutti gli amici sportivi, amanti del Marsala Futsal. Questo pomeriggio, il martedì 1 novembre, in programma la partita di andata dei quarti di finale di Coppa Italia nella fase regionale. Tra poco già le squadre in campo, Marsala Futsal, Veco Palermo. Ringrazio la parte tecnica Peppe Maltese per l'assistenza, per il racconto di questa telecronaca, di questa partita importantissima per il Marsala Futsal, una gara da non perdere dopo 3 sconfitte consecutive in campo. Campionato, in più quella dell'ininfluente della terza giornata del girone eliminatorio contro lo Sporting Alcamo in Coppa Italia, quindi sono 4 sconfitte consecutive per il Marsala. Quest'oggi si dovrebbe attendere una notevole svolta, una vittoria quest'oggi significherebbe veramente spalancare le porte verso la Final Four di Coppa Italia, importantissima come seconda alternativa per accedere al campionato di Serie B, tanto decantata nel pre-stagione. Iniziamo ad entrare nel vivo di quello che succederà in campo da qui a qualche minuto. Il Marsala, ormai in tradizionale tenuta bianca, invece la Veco Palermo in completo giallo e sgargiante giallo e rosso. Iniziamo dando lettura della formazione ospite, che non ha in panchina mister Calandra. Comunque iniziamo dando lettura del numero 1 Norfo, col numero 4 Virzì, col numero 5 Corsino, col numero 6 Andrizzone, col numero 8 Sorrisi, col numero 9 Salerno, 11 Calandra, 12 Messina, 18 Alessi, 28 Pernice, 29 Calvaruso. Il Marsala risponde con Mirko Ilario tra i pali, con il numero 1, col numero 6 Costigliola, col 9 Capitano Pizzo, col numero 16 Perez, col numero 18 Tumminello, col numero 19 Tendero, col numero 21 Alberto Taormina, col numero 24 Bardan, col numero 25 Alessandro Patti, col numero 26 Gabriele Foderà, col numero 27 Umberto Cordaro. Fischio d'inizio di questo match con il Marsala, che manovra palla al piede con il suo numero 19, lo spagnolo Jorge Tendero, che dialoga con Peppe Costigliola. Adesso Alessandro Patti in panchina per il Marsala, Marco Anteri. A dirigere l'incontro sono i signori Caico della sezione di Trapani e Luciano Fabio della sezione di Caltanissetta. Primo calcio d'angolo della gara per il Marsala, va al tiro Jorge Tendero e guadagna ancora un calcio d'angolo che viene battuto ancora una volta da Alessandro Patti, ancora per Tendero che va alla conclusione, esce bene dai blocchi in difesa il numero 5 Andrizzone, ma non arriva sul pallone, il pallone termina in fallo laterale che sta per essere battuto da Peppe Costigliola. Dialoga con Alessandro Patti, adesso Tendero, grande movimento in avanti, si sovrappone Bardan che riceve palla, ancora Tendero in avanti per Costigliola. Bardan adesso nel cerchio centrale del campo, va alla conclusione, molto pretenzioso il tiro del numero 24 Lilibetano, trova una selva di gambe di giocatori palermitani che mettono in rimessa laterale già battuta. Pian piano si va riempendo il palazzetto dello sport di Marsala, anche quest'oggi giorno di festa, ma la fede che è riuscita a creare in questi mesi il Marsala Futsal porta i propri sostenitori qui ad assiepare la tribuna del gigantesco impianto sportivo marsalese. Una buona presenza di pubblico, siamo all'incirca 200 unità in questo momento qui per assistere a questo match valido per la gara d'andata dei quarti di finale di Coppa Italia tra Marsala Futsal e Veco Palermo. Primo affondo della squadra palermitana con il numero 28 Pernice, che prova a sfondare ma guadagna soltanto un calcio d'angolo. Prima vera conclusione invece arriva da Corsino esattamente al secondo minuto, il tiro di Corsino che impegna Ilario, che si salva, diciamo così, si allunga raso terra e va ad intercettare la sfera e deviarla in calcio d'angolo. Quindi nulla di fatto, 0-0 il risultato, ma il Marsala si distende con Alessandro Patti, murato da Andrizzone, favorisce l'intervento del portiere Norfo che va a dare il via a una nuova azione per la sua squadra. Ancora il numero 5 Andrizzone imposta sull'out di sinistra, ma non trovano spazio i giocatori palermitani, lo trova invece Tendero che strappa via il pallone, va addirittura da solo alla conclusione dal vertice sinistro dell'area di rigore. Ancora Tendero recupera il pallone grazie all'appoggio di Alessandro Patti e poi
questo pallone scodella dal centro, deviato quel quanto basta da Norfo, che devia in calcio d'angolo, anzi no, si tratta di rimessa laterale per l'Aveco Palermo, quindi si riparte con la formazione giallorossa che va a impostare con il numero 29 Calvaruso. Pressing su di lui da parte di Bardana, la meglio giocatore del Palermo. Andrizzone, zona tiro, arriva il sinistro e con i piedi si salva ancora una volta Ilario. Secondo calcio d'angolo, secondo tiro in porta, secondo intervento di Mirko Ilario per il Marsale. Ancora una conclusione deviata in calcio d'angolo, stavolta è stato Calvaruso a cercare l'angolino alla sinistra. Ancora una volta calcio d'angolo per il Palermo. Andrizzone di sinistro ancora dalla lunga distanza, non trova fortuna il suo tiro, il pressing asfissiante da parte di Alessandro Patti sul numero 28 Pernice, anzi sul numero 29 Calvaruso, che guadagna un calcio di punizione da posizione pericolosissima per il Marsala. Si dispone la retroguardia lilibetana, il capitano dell'Aveco Salerno con il numero 9 va a disporre i propri compagni al meglio. Calvaruso sul pallone, Caico va a sincerarsi della giusta distanza tra il pallone e la barriera eretta dal Marsala formato da Bardan e Patti. Parte Calvaruso direttamente nello specchio di porta, ancora una volta Mirko Ilario chiamato al terzo intervento quando siamo soltanto al quinto minuto dell'incontro. Calcio d'angolo viene battuto da Pernice, pallone lontano per Calvaruso, si accentra, preferisce giocare verso Andrizzone. Adesso il Marsala fatica addirittura a recuperare il pallone, lo fa in questo istante per un controllo difettoso da parte di Calvaruso, va Costigliola dalla lunghissima distanza, un buon tiro ma fuori misura, che non impensierisce minimamente Norfo tra i pali. Nulla di fatto, 0-0, 5 minuti, 17 secondi, tre volte chiamato in causa Mirko Ilario del Marsala fino a questo istante, sempre ben disimpegnato il portiere lilibetano. Si distende ancora l'Aveco Palermo con il numero 28 Pernice, servito da Capitan Salerno, guadagna soltanto un calcio d'angolo. Andrizzone allarga per Calvaruso, spizzato il pallone da parte di Bardan, lotta come meglio può il capitano Salerno dell'Aveco e addirittura la sua squadra porta la sua squadra a guadagnare una rimessa laterale all'altezza del calcio d'angolo, rimessa laterale da ribattere perché non eseguita correttamente, almeno questo è quello che abbia potuto dire il signor Caico che opera sotto le panchine. Marsala adesso che cerca di imbastire, azione pericolosa e va, ci riesce bene pericolosamente Bardan, di prima intenzione su servizio di Alessandro Patti ad impensierire Norfo che con la mano smanaccia in calcio d'angolo. Terzo tiro della bandierina per il Marsala, nei due precedenti era andato al tiro Jorge Tendero e nulla di fatto nelle due precedenti occasioni. Adesso Bardan ancora per Tendero che si inserisce bene nello spazio, va alla conclusione ma il muro è retto da Salerno e Calvaruso che ribattono il pallone ancora in calcio d'angolo, anzi no, si tratta di una rimessa laterale battuto da Patti, ancora pallone controllato bene da Jorge Tendero che si aggiusta la traiettoria della sfera con la suola del piede e poi va alla conclusione di destro e Norfo è reattivo a mettere in calcio d'angolo. Alessandro Patti, solito sipario con Tendero che manovra sul out di sinistra, pallone scodella dal centro e per poco non sopraggiunge a Bardan. Comunque Marsala adesso che resta sulla metà campo, nella metà campo della Aveco Palermo, tacco
Tocca all'indietro di Patti e l'indirizzo di Tendero, alza la testa il numero 19 del Marsala, larga per Patti, poi Bardan che perde il tempo ma soprattutto perde il pallone, cerca di recuperarlo Salerno, commette fallo su Tendero, prima infrazione commessa dall'Aveco Palermo, 1-1 il computo dei falli quando siamo giunti all'ottavo del primo tempo, 0-0 il risultato per quanto riguarda Marsala Futsal e Aveco Palermo in questa gara d'andata dei quarti di finale di Coppa Italia. Imposta il Marsala con Patti, non si intende con Angel Bardan, il pallone termina direttamente sul fondo, nulla di fatto ancora una volta, risultato che resta invariato 0-0, pericoloso dal terzo al quinto minuto l'Aveco Palermo che si è affacciata tre volte con tiri sì da lontano ma che hanno impegnato il portiere libetano. Adesso il Marsala con Tendero che fa tutto da solo in diagonale, si accentra, va alla conclusione e facile preda del portiere Norfo che addomestica con le mani la rasoiata non veramente temibile di Tendero. Marsala che è rimposta dalle retrovie con Bardan che allarga il gioco per Alessandro Patti, adesso si accentra, appoggio per Costigliola, in verticale per Tendero, ancora Costigliola. Ritmo pian piano che va crescendo almeno per quanto riguarda il Marsala, invece l'Aveco Palermo si affida più alle ripartenze. Nettamente fuori posizione l'intervento di Bardan, arriva giusto il calcio di punizione comandato dalla coppia arbitrale. È stato il signor Fabio di Caltanissetta che stavolta ha fischiato, ha comandato l'infrazione commessa da Bardan. Quindi 2-1 il computo dei falli commessi, 2 quelli del Marsala, 2-1 quello dell'Aveco Palermo. Tendero dentro per Bardan, non si intendono i due, può recuperare il pallone Pernice, l'Aveco Palermo che cerca di affondare il gioco nel metà campo del Marsala ma guadagna soltanto una rimessa laterale già battuto da Pernice per Andrizzone in verticale verso Salerno, dialogo con Andrizzone ancora che va alla conclusione, reattivo anche se non veramente impegnativa la conclusione, comunque è stato pronto Mirko Ilario a respingere il pallone, Andrizzone ancora sul lato di sinistra e per poco non arriva a Tendero ma lo fa ancora Calvaruso per l'Aveco Palermo, in avanti per Pernice e poi Andrizzone, il Marsala cerca di uscire con Bardano sul lato di destra, c'è liberissimo Tendero, riceve pallone, si accentra, conclusione, c'è il gol! Gol di Jorge Tendero, 1-0 per il Marsala, undicesimo del primo tempo. Tendero aveva recuperato, aveva ricevuto pallone sul lato di sinistra, si è accentrato, è andata alla conclusione, Norfo aveva intuito, ma la forza del pallone è terminata la sua corsa in fondo al sacco, 1-0, undicesimo. Marsala meritatamente in vantaggio con Jorge Tendero, manco a dirlo, autentico capocannoniere di questa squadra, almeno in questa prima parte della stagione tra campionato e coppe, 15 realizzazioni per il catalano spagnolo del Marsala Futsal. Va a terra Patti, si continua a giocare, Marsala che ancora recupera il pallone con Tendero, pallone dentro per Bardan, poi Patti dal cuore dell'area di rigore non riesce ad impattare bene la sfera e favorisce l'intervento di Norfo, adesso c'è il terzo fallo comandato ad anni del Marsala, fallo commesso da Jorge Tendero, già battuto ed è Andrizzone che può impostare per Pernice, ancora Andrizzone per Aveco Palermo, allargato il gioco all'indirizzo di Calvaruso, pressing grintoso e pulito da parte di Alessandro Patti e soltanto rimessa laterale, già battuta dalla formazione giallorossa, Norfo in verticale con il destro troppo profondo all'indirizzo di Calvaruso, non ci arriva il giocatore numero 29. Quindi il Marsala può ripartire dalle retrovie, il Marsala che all'undicesimo ha trovato il gol del vantaggio con il solito Jorge Tendero, un tiro centrale, forte, che ha piegato le mani di Norfo, è terminato in fondo a sacco, adesso Bardan, grande recupero del numero 28 Pernice dell'Aveco Palermo che va a chiudere lo spazio alla conclusione di Bardan che va adesso a battere questo calcio d'angolo, dentro per Tendero, poi Patti di punta di sinistro, trova il fianco di Andrizzone che intercetta la sfera, ancora il Marsala con Bardan, out di sinistra, pallone all'indietro per
Costigliola, adesso Patti. Alza la testa Patti, cede la sfera a Tendero che spara, ma trova la schiena di un avversario, quindi il calcio d'angolo. Bardan per Tendero, salta il pallone Costigliola, il tiro sballatissimo, non trova le giuste fortune. Cambia adesso, fuori Bardan, dentro Pizzo per il Marsala. Andrizzone allarga per Calvaruso, si accentra lo stesso numero 29 della Aveco Palermo, cede la sfera ad Andrizzone, degrigna praticamente i denti su di lui Alessandro Patti e va a recuperare la sfera e mette in fallo laterale. Quando siamo giunti al 14° del primo tempo, il Marsala che conduce 1-0 sull'Aveco Palermo in questa gara d'andata dei quarti di finale di Coppa Italia. Pizzo va a disturbare il numero 5 Andrizzone, per poco non gli strappa via il pallone. Pizzo, buona posizione per lui, Pizzo mette a centro per Tendero. Al primo palo il pallone ciccato di sinistro ha favorito l'intervento dell'estremo difensore giallorosso che ha domesticato la sfera, ha fatto ripartire la propria squadra che manovra adesso con Calvaruso, allarga il gioco per il neo entrato Calandra col numero 11 in campo. Andrizzone dentro per Pernice, su di lui arriva pronto l'intervento di Costigliola che mette in fallo laterale. Pulito l'intervento senza fallo, il pallone toccato, sarà rimessa laterale per l'Aveco Palermo in posizione di attacco. Pernice tocca lontanissimo dal lato opposto del campo per Calvaruso che cerca di saltare Patti, forse c'è stata una piccola trattenuta di maglia, non se ne avvede la coppia arbitrale nonostante le proteste non troppo vibranti da parte di Calvaruso. Andrizzone ancora libero di calciare, già è la terza volta che il numero 5 Andrizzone va alla conclusione, per due volte è stato bravo Mirko Ilari di intercettare la sfera, stavolta il pallone termina direttamente sul fondo. Riparte il Marsala con il neo entrato Alvarito Perez che va subito a cercare l'affondo in solitaria di sinistro, trova invece Andrizzone e poi la conclusione, la rasoiata di Alessandro Patti termina direttamente sul fondo. Adesso la segnalazione del direttore di gara a comandare un time out chiesto dalla panchina della Aveco Palermo. Discreto avvio di partita per il Marsala che è andato subito a cercare di manovrare il gioco, ma le prime occasioni sono state tutte appannaggio della formazione ospite, con tre conclusioni tutte sventate da Mirko Ilario, anche se conclusioni da lontano, e poi all'11° il gol che finora decide l'incontro lo ha messo dentro Jorge Tendero all'11° minuto, che ha ricevuto palla sull'auto di sinistra da parte di Bardan, si è accentrato e di destro un tiro forte ma centrale che ha piegato le mani di Norfo, che ha soltanto rallentato la traiettoria del pallone che comunque è finito in rete. 1-0 per il Marsala in questa gara d'andata dei quarti di finale di Coppa Italia, sicuramente una partita importante che potrebbe rilanciare, spalancare le porte per accedere alla Final Four, ma per uscire da questa piccola crisi che sta attanagliando la formazione del Marsala Futsal, che dopo essere partito benissimo in campionato con 3 vittorie consecutive ha dovuto fare i conti con 3 sconfitte consecutive contro 3 squadre, 3 scontri diretti contro Tiki Taka, Mazara Futsal Mazara e sabato scorso contro il CUS, perdendo grande tanto terreno. Sono addirittura 9 punti che separano la formazione di Mister Anteri con le Battistrada Mistral e Futsal e Mazara che di punti ne hanno 18, quindi appunto pieno. Marsala che è in ritardo in campionato e la Coppa Italia potrebbe essere una seconda possibilità per avvicinarsi quanto più possibile, almeno per avere delle possibilità maggiori per cercare un ripescaggio in Serie B. Comunque seguiamo quello che succede in presa diretta qui nel rettangolo del gioco del Palazzetto dello Sport di Marsala, dove il Marsala conduce 1-0 sulla Aveco Palermo. Alvarito va direttamente alla conclusione, pallone che viene controllato agevolmente dal numero 1 corpulento portiere dell'Aveco Palermo Norfo.
che non ha problemi ad addomesticare la sfera. Adesso il Marsala cerca di restare nella metà campo dell'Aveco Palermo, in campo anche Gabriele Foderà, fuori Tendero e fuori Bardan, fuori pure Alessandro Patti del quintetto base, praticamente tutto rivoluzionato tranne che per il portiere Ilario e Peppe Costigliola. Andrizzone allarga il gioco per Calvaruso, lotta su di lui Alvarito ma non gli strappa via il pallone. Calandra allarga il gioco per Salerno, sguscia via a Foderà che in ripiegamento riesce ad intercettare la traiettoria e mettere in calcio d'angolo. Siamo nel corso del 18esimo minuto, 18 primi e 15 secondi al nostro timer. Calandra sul pallone, posiziona la sfera nel triangolo del calcio d'angolo. Andrizzone scodella a centro, un pallone per nessuno, troppo alto, finisce oltre la traversa della porta difesa da Mirko Ilario e può impostare il gioco con Costigliola. All'indietro per Foderà, adesso Alvarito, Foderà che non ha avuto tantissimo spazio in questa prima fase della stagione, Gabriele Foderà, ma è sicuramente una grandissima risorsa per il Marsala Futsal. Alvarito cerca di sfondare, non ci riesce, poco movimento dei suoi compagni, vorrebbe più briosità in avanti il funambolico giocatore del Marsala. Adesso la conclusione di potenza di Pizzo, trova la schiena dell'altro capitano Salerno. Pizzo controlla il pallone, c'è libero Costigliola, viene visto e servito, Costigliola ancora, cambia il gioco all'indirizzo di Perez, Alvarito che va da solo alla conclusione, Costigliola ancora per il Marsala, Foderà dialoga con Alvarito, ancora Foderà, Pizzo out di sinistra, si accentra, cerca di incunearsi nell'area di rigore giallorossa, trova l'intervento di Calvaruso che guadagna una rimessa laterale già battuta all'indirizzo di Andrizzone che può impostare per i suoi. Calandra, adesso Salerno, all'indietro per Calvaruso. Calvaruso alla conclusione, pericolosissimo il diagonale non raccolto da nessuno dei giocatori in maglia giallorossa, per fortuna del Marsala, il pallone si spegne direttamente sul fondo, adesso va alla conclusione Vito Pizzo, il capitano del Marsala che guadagna un calcio d'angolo. Alvarito chiama lo schema nel tempo che gli occorre per recuperare il pallone. Alvarito battuto malissimo questo calcio d'angolo che viene respinto in fallo laterale dalla testa di Calandra. Può impostare ancora il Marsala con Pizzo, profondità per Costigliola che forse subisce fallo e dovrebbe trattarsi di calcio di rigore. No, il giocatore era in piena area di rigore, quindi se fallo c'era era stato commesso dentro l'area e non al limite. Comunque viene ammonito il numero 5 Andrizzone quando siamo giunti al 21esimo del primo tempo tra Marsala Futsal e Veco Palermo. Quindi annotiamo il primo provvedimento del direttore di gara, il signor Fabio ha estratto il giallo all'indirizzo di Andrizzone per proteste. Calcio di punizione sul pallone Vito Pizzo e Alvarito. Con il numero 16 del Marsala, soltanto Foderà nel cuore della rigore, va Alvarito direttamente in porta e va a salvare sulla linea il numero 5 Andrizzone con Norfo battuto, grande occasione questa del Marsala, ma ancora calcio d'angolo, seguiamo quello che succede. Costigliola controlla il pallone, non lo fa egregiamente Alvarito e si trascina il pallone oltre la linea laterale, quindi può rifiatare la formazione ospite e quindi fa rimessa laterale, salvataggio sulla linea qualche istante fa da parte di Andrizzone su conclusione di Alvarito. Time out chiesto da mister Anteri.
qualche minuto fa chiesto dalla panchina dell'Aveco Palermo, che oggi è orfana del proprio mister Calandra. Marsala che ha sbloccato il risultato all'undicesimo minuto, ma poi realmente non ha creato tantissime occasioni, se non qualche minuto fa proprio sul calcio di punizione di Alvarito, che ha superato il portiere Norfo, ma poi ha trovato sulla linea di porta il piede provvidenziale di Andrizzone, che ha salvato la propria porta, diciamo così, e quindi questo è l'altro pericolo oltre al gol per il Marsala. Mentre l'Aveco Palermo, anche se con tiri da fuori a un diagonale poco fa che si è spento direttamente sul fondo, si è vista in maniera molto più pericolosa nella metà campo del Marsala. 3-2 il computo dei falli, 3 commessi dal Marsala e 2 dall'Aveco Palermo. Si riparte, si riprende il gioco con Alvarito che manovra in avanti per Pizzo. Adesso ancora Alvarito, dialoga con Foderà. Chiede movimento il numero 16 del Marsala, movimento che non arriva, ha qualcosa da ridire ai compagni Alvarito, ma poi riceve la sfera da parte di Costigliola. Si accentra Alvarito e va a mettere in aria al centro per Foderà, che trova il gol del 2-0. 24esimo minuto, il Marsala che raddoppia con Foderà sul servizio di Alvarito. Diciamo così, soltanto al piccolo trotto il Marsala, senza un'azione abbastanza prorompente, è riuscita a trovare il gol. Bene per la formazione azzurra, e stavamo dicendo proprio che il Marsala non stava premendo più di tanto, anche se mantiene il piglio, il pallino del gioco, ed è arrivato come tutta risposta il gol del raddoppio a firma di Gabriele Foderà. Bene così, il Marsala conduce 2-0 in questo fine primo, in questo finale di tempo. Quarto fallo commesso dalla formazione maglia bianca del Marsala. Cerchiamo di sfatare un andamento negativo. Il Marsala nelle ultime 3 sconfitte in campionato consecutive era sempre andato in doppio vantaggio, era sempre andato sul 2-0 e poi si era lasciato rimontare e poi ribaltare il risultato. Speriamo che questo dato curioso possa essere di buon auspicio e magari sfatare questo fato negativo, e magari questa volta sia la volta buona per rimanere in vantaggio da qui fino a fine match. È importante anche in questo tipo di gara, in andata e ritorno, segnare quanti più gol possibili e andare alla gara, al return match con un gap di gol abbastanza sostanzioso per ipotecare il passaggio del turno, perché ricordiamo vince, passa la squadra che nel computo delle due gare tra andata e ritorno abbia segnato il numero maggiore di reti. Quinto fallo, addirittura un fallo commesso in attacco da Alvarito, un'autentica ingenuità a mio avviso dalla mia posizione, che poteva pure evitare il numero 16 del Marsala, anche perché l'Aveco non sembra essere molto propensa in avanti, parte sempre lontano da dietro con Ardizzone che imposta. Adesso il Marsala che cerca di distendersi con Patti potrebbe andare al tiro e forse se lo aspettava anche Alvarito, che non controlla bene questo pallone. Poi rischio di Alessandro Patti, che praticamente frana su Salerno, sul numero 4, no, non si tratta di Salerno, è Virgi dell'Aveco Palermo, e fortunatamente l'arbitro ha visto regolare l'intervento di Alessandro Patti non segnalando il sesto fallo, quindi che avrebbe significato tiro libero, avrebbe sancito un tiro libero da parte dell'Aveco Palermo. Andrizzone allarga il gioco per Calvaruso in verticale per Virzì, non ha un controllo felice il numero 4 giallo-rosso, può ripartire in Marsala con Alvarito, allarga per Pizzo sulla sinistra, Pizzo in profondità, Pizzo mette a centro di sinistro, Patti
Controlla il pallone all'indietro per Alvarito, allarga per Foderà. Non ci sono spazi, ci sarebbe sull'auto di destra Alessandro Patti, ma viene totalmente ignorato in un primo momento da Alvarito, viene visto e servito in questo istante. La conclusione di sinistra, secondo palo, buona ma troppo fuori misura, termina direttamente sul fondo. 28esimo al nostro timer, 2-0 per il Marsala, per le reti messe a segno all'11esimo da parte di Tendero e al 24esimo da parte di Gabriele Foderà per il Marsala. Attenzione, seguiamo quello che succede in campo con Calvaruso, con il numero 29 della Ecco Palermo, pallone che termina sui piedi di Andrizzone che viene murato da Alessandro Patti, poi Pizzo tutto solo di fronte a Norfo, si fa ipnotizzare dal portiere, riparte la Ecco Palermo. Il Marsala spreca questa ghiottissima occasione con il capitano, la propria, l'autentica bocca di fuoco che negli anni ha portato, è stata praticamente la spina del fianco di moltissimi avversari. Sbaglia clamorosamente questo gol, uno contro uno contro Norfo, ha avuto la meglio all'estremo difensore azzurro e l'estremo difensore giallorosso, e sventando il pericolo e salvando la prima porta. Si riparte ancora con il Marsala, Alvarito all'indietro per Foderà, va a terra Alvarito, vorrebbe l'intervento del direttore di gara che non c'è. Patti, non c'è pressing su di lui e può spingere il pallone lentamente favorendo il rialzarsi di Alvarito. Patti, Alvarito tocca il pallone dopo l'intervento, non sembra aver avuto nulla di grave, poi Patti tutto solo, anche in questa occasione ha vanificato, poteva gestire meglio questo pallone. Nulla di fatto, risultato che resta invariato, il Marsala che conduce 2-0, parte da lontano la manovra lilibetana con Foderà per Patti adesso centralmente, i due dialogano senza pressing, la Ecco Palermo è trincerata nella propria metà campo, Pizzo, Foderà, Alvarito, Perez, gira il pallone all'indietro per Foderà, adesso Patti, ora Alvarito, dialogano velocemente e rapidamente i giocatori del Marsala Futsal, guadagna una rimessa laterale Pizzo, Foderà all'indietro per Patti, dentro il pallone scodellato da Alvarito, viene raccolto da Andrizzone che mette in fallo laterale, già battuto da Foderà. Pizzo, punta Virzi, preferisce la giocata all'indietro verso Alvarito, adesso cambia il gioco, Patti, zona tiro, va la conclusione ancora, il numero 25 del Marsala, ancora alto la conclusione, 30 minuti e 32 secondi al nostro timer, il tempo regolamentare è scaduto ma ci sono stati due time out che implicheranno un ulteriore recupero. Attenzione, la Ecco Palermo con Virzì che va alla conclusione da lontano, Calvaruso puntato da Patti, ancora Calvaruso mantiene possesso di palla, Calvaruso cerca di girarsi, non ci riesce, costretto ad allontanarsi dalla propria area di rigore, dall'area di rigore marsalese da Patti, e poi il dialogo con Andrizzone che alla peggio perché è l'ultimo a toccare il pallone, quindi rimessa laterale già battuta per il Marsala con Patti per Foderà, adesso Pizzo si accentra, tocca all'indietro per Foderà, adesso Alvarito, potrebbe essere l'ultima occasione del primo tempo, Alvarito fa tutto da solo di sinistro e con il petto Andrizzone mette in calcio d'angolo. Pochi secondi al termine della prima frazione di gioco, il Marsala conduce 2-0, Pizzo, Patti, Foderà. Il Marsala non forza la giocata anche perché la Ecco Palermo è ben trincerata nella propria metà campo. E finisce qua. Finisce qua il primo tempo che è deciso ancora una volta dalle reti messe a segno da Tendero all'11esimo minuto per il Marsala, al 24esimo il raddoppio sul 2-0 di Gabriele Foderà. Tutto è rinviato nella seconda metà di questo Marsala Futsal Ecco Palermo.
Tutto è pronto per il secondo tempo tra Marsala Futsal e Vecco Palermo, gara valevole per il turno di andata dei quarti di finale di Coppa Italia, che darà l'accesso alla fine, alla conclusione della gara di ritorno, a quelle che sono le cosiddette ormai chiamate Final Four, un concentramento delle squadre migliori, semifinale e finale, che si contenderanno il titolo regionale di Coppa Italia. Ma tornando alla partita, si riparte questo secondo tempo con il Marsala in vantaggio per 2-0 grazie alla marcatura all'undicesimo minuto di Jorge Tendero e al 24esimo di Gabriele Federà. Via questo secondo tempo, si riparte con il Marsala in maglia bianca, che ha da difendere, da incrementare il doppio vantaggio di 2-0. Bardan si distende sull'out di destra, agira l'intervento di Agirizzone, poi il pallone non viene agganciato da Alvarito, lo fa invece in grande ripiegamento Bardan, che strappa gli applausi della tribuna del palazzetto dello sport. Parte fortissimo il Marsala, Alvarito scodella al centro per Tendero, di tacco Jorge Tendero, fa il 3-0 in avvio di ripresa. Bellissimo il tocco del numero 19 del Marsala, che se la prende comoda, va sotto i sostenitori azzurri e poi va ad esultare alla sua maniera con i pugni protesi verso il pubblico. 3-0, grandissimo gol di Jorge Tendero, riceve palla, spalla alla porta, non si gira, di tacco la mette all'incrocio dove non può arrivare Nolfo. 3-0 per il Marsala sulla Vecco Palermo. Marsala che può impostare, adesso con Alvarito, tocca indietro per Tendero. Bardan. Tendero ancora, dalle retrovie, può allargare il gioco verso Alvarito. Si accentra Alvarito, si gira benissimo e gira l'intervento di Calvaruso, il Marsala che resta in controllo del pallone con Tendero. Alvarito punta il numero 28 Pernice, poi cerca lo sfondamento che non ci riesce, esce bene Andrizzone, adesso Calvaruso per la Vecco Palermo, salta l'intervento di un giocatore del Marsala e poi va a servire Pernice, che tutto solo va a realizzare con il pallone toccato di punta che si infila al secondo palo. 3-1 per la Vecco Palermo, 3-1 per il Marsala, il gol messo a segno da Pernice per la Vecco Palermo, che riapre i conti, ristabilisce il gap di due gol tra Marsala e Vecco, appunto. Consigliola, Bardan, dialogo con Tendero, adesso Alvarito, out di sinistra, chiede il pallone Tendero, viene visto e servito dal compagno, Consigliola, Tendero, zona tiro, arriva, di sinistro, termina direttamente sul fondo. Andrizzone allarga, Calvaruso. Marcata a vista da Tendero, adesso Virzì, spinto da Costigliola, non c'è fallo, dice il direttore di gara. Bardan serve per Alvarito, poi a Bardan, e sotto misura, non sbaglia, a porta sguarnita, bello veloce il dialogo tra i due spagnoli, e il gol, il 4-1 che porta la firma di Angel Bardan al quarto minuto del secondo tempo. 4-1 il punteggio. Scoppiettante avvio di secondo tempo, al 31esimo il gol di Tendero, 32esimo il gol di Pernice per la Vecco Palermo e al 34esimo il gol di Bardan, ancora per il Marsala. 4-1 il punteggio per la formazione lilipetana, la Vecco adesso che cerca di impostare, esulta anche per questo, per l'errore della Vecco Palermo, Jorge Tendero. Quindi si ripartirà dalla rimessa laterale, lo stesso Tendero va a battere all'indietro per Bardan.
Costigliola nel cerchio centrale del campo, allarga per Alvarito, dialogo con Tendero. Alvarito cede la sfera a Bardan, potrebbe andare alla conclusione, invece preferisce l'appoggio verso Alvarito che lotta tra le maglie giallorosse della Vego Palermo, che hanno la meglio. Pernice adesso viene raggiunto dal funambolico. Alvarito che chiede di rettificare la giusta maniera di esecuzione della rimessa laterale, l'arbitro dice ci penso io effettivamente. L'eclettico giocatore del Marsala fa stuzzicare anche l'operato direttore di gara. Costigliola, Alvarito ancora. Pallone affidato a Tendero centralmente. Allarga il gioco per Bardan, ancora Tendero. Alvarito potrebbe andare alla conclusione, finta la conclusione, si accentra, cede la sfera a Tendero. Che di piatto, trova la deviazione in calcio d'angolo, quindi Bardan che va a posizionare il pallone nel triangolino del calcio d'angolo e poi adesso liscia la sfera di destro Tendero. Autore di una doppietta quest'oggi, ma di un grandissimo gol, quello in avvio di ripresa, un gol di tacco all'incrocio dei pali. Andrizzone sinistro direttamente in porta, forse toccato da Ilario. Toccato da Ilario perché l'arbitro è posizionato all'altezza del calcio d'angolo, quindi calcio d'angolo che sta per essere battuto da Pernice, l'autore della rete della Vego Palermo. Andrizzone cerca di servire proprio il numero 28 Pernice, non ci riesce, riparte la palla con Bardan. Tendero 3-5-1. Ci siamo lasciati trasportare dall'emozione di questo gol travolgente di Jorge Tendero. 5-1, bellissimo emicidiale, orchestrato da Bardan che è partito dalle retrovie, allargato il gioco per Tendero, una sentenza, solo uno contro uno, Tendero fa il 5-1, il Marsala che in questo istante sta dilagando quando scocca adesso il 36esimo dell'incontro tra Marsala e Vego Palermo. Andrizzone per la Vego, va a servire Pernice, capisce tutto Alvarito, gli strappa via il pallone, ancora Alvarito, salta l'intervento di Pernice, esalta il pubblico del palazzetto dello sport, va alla conclusione. Andrizzone chiude bene lo specchio e costringe ad accontentarsi del semplice fallo laterale al numero 16 Lili Betano. Si riparte dal 5-1 per il Marsala. Alvarito, adesso Costigliola, Tendero. Alvarito, sovrapposizione di Bardan, servito di tacco, Tendero, zona tiro, non azzarda adesso il numero 19 del Marsala. Costigliola, gli strappa via il pallone, Pernice, ritorna con vemenza il numero 6 di Ribetano, gli strappa via il pallone, può ripartire Marsala con Bardan, pallone sporcato e recuperato dalla retroguardia soltanto per un attimo della Vego Palermo. Marsala che ritorna in possesso di palla con Alvarito, scodella al centro ma esce bene Norfo e fa sua la sfera, può ripartire per Calandra. In anticipo Costigliola, ancora il Marsala con Alvarito, va al tiro. Non è calcio d'angolo, direttamente sul fondo il pallone. Salerno per la Vego. Salerno cerca di andare via alla marcatura di Costigliola, angola troppo il tiro e termina direttamente sul fondo. Nulla di fatto. Ottavo minuto del secondo tempo, 5-1 per il Marsala, c'è calcio d'angolo. Il pallone quindi è stato toccato dal portiere Lili Betano, quindi calcio d'angolo per la Vego Palermo. Calvaruso forte a centro per nessuno, il pallone termina tra le mani di Alberto Taormina, posizionato in panchina del Marsala. Esce Costigliola, entra Alessandro Patti che tocca il suo primo pallone da quando è entrato in campo per questo secondo tempo e va a servire Tendero, adesso Alvarito con il piede, con il pallone tra i piedi. Bardan, posizione centrale, Alvarito sull'auto di sinistra, finta il tiro, ritorna sui suoi passi, Alvarito forse subisce fallo, non è così, dice il direttore di gara, può ripartire la Vego con Calvaruso, adesso Salerno, Calvaruso adesso ancora. Il pressing di Patti.
Patti, steppa via il pallone, ma c'era stato un fallo in precedenza subito dal giocatore del Marsala. Salerno dice qualcosa ad Alvarito, dice di starsi calmo. Giocatore marsalese non è d'accordo. Interviene anche il direttore di gara. Nulla di grave. Viene richiamato da mister Anteri Alvarito. In panchina. A suo posto Pizzo. Indicazioni di Marco Anteri. Patti, dai il via all'ostilità nuovamente. Dopo questo calcio di punizione guadagnato. Tendero, pallone dentro per Patti, sì! 6-1. Ottima visione di gioco del numero 19 Jorge Tendero, che va stavolta a fare il ruolo di rifinitore, va a servire al quarantesimo esatto il gol del 6-1 di Patti. Che non sbaglia. 6-1 il punteggio. Tripletta di Tendero, gol di Foderai, gol di Alessandro Patti. Decidono il match finora. Pernice invece il gol giallorosso della Veco Palermo. Patti all'indietro per Tendero. Bardan. Patti e Pizzo. Va via, tutto solo, esce. Bene. Norfo e va. Intercettare la sfera, scontro tra i due capitani, Pizzo e Salerno, che guadagna un fallo laterale. Sulla tre quarti, già battuto all'indietro del compagno con il numero 25, Alessandro Patti, allarga il gioco per Bardan, direttamente alla conclusione, non ha problemi. L'estremo difensore del Palermo per domesticare la sfera, può ripartire la manovra giallorosso, ma intercetta tutto Bardan e va a servire centralmente Patti. Pizzo serve il pallone per Bardan, ma serviva alzare la testa prima e forse andare direttamente alla conclusione. Comunque è soltanto calcio d'angolo per Marsala. Patti, controllo delicato del numero 25, non tantomeno il tiro fortissimo, molto alto sulla traversa della porta difesa da Norfo. Nulla di fatto, 6-1 il punteggio quando siamo giunti al dodicesimo del secondo tempo di questo Marsala Veco Palermo. Ardizzone, sovrapposizione di Calvaruso che riceve pallone, chiuso con ottima scelta di tempo da parte di Pizzo in fallo laterale. Ardizzone recupera il pallone, adesso qualche certezza tra Norfo e Ardizzone. Alla meglio Massala con Pizzo che sguscia via ad un avversario, cerca di servire Tendero, non ci riesce, soltanto un fallo laterale già battuto. Patti allarga per Bardan. Tendero. Tendero. Patti out di sinistra, si accentra, si allunga troppo il pallone, perde il controllo, riparte la Veco con Ardizzone, su di lui rientra con perfetta scelta di tempo, Patti appoggia in fallo laterale. Salerno in appoggio per Ardizzone che va al tiro senza fortuna, riparte il Marsala soltanto per un attimo, ma guadagna comunque un fallo laterale perché non si intende Ardizzone e Calvaruso, in quest'ultimo tocca in fallo laterale il pallone, sfuma così l'occasione per impostare della Veco Palermo, pallone ancora in mezzo ai piedi dei giocatori del Marsala con Tendero che imposta nel cerchio centrale del campo, allarga per Bardan. Pizzo mette a centro, salta il pallone. Ardizzone, Tendero, Patti in palleggio, Patti avanza, piccolo trotto, allarga il gioco, Tendero all'indirizzo di Bardan, finta il passaggio in orizzontale, va a servire in profondità Patti che non ha un controllo felice, perde anche lo scontro fisico con Ardizzone, commette fallo il numero 25 marsalese. Ardizzone a battere questo fallo laterale, questo calcio di punizione.
Aveva subito fallo da parte di Alessandro Patti. Calvaruso. Fida il pallone ad Ardizzone e poi va a guadagnare la posizione di esterno sinistro. Ardizzone ancora, pressing su di lui da parte di Tendero. Calvaruso, su di lui la marcatura di Pizzo, efficace, favorisce l'intervento di Mirko Ilario. Ardizzone controlla. Il pallone ha più riprese, comunque riesce ad appoggiare per Noffo. Pernice, l'autore del gol dell'Aveco Palermo. Patti adesso. Si fa vedere Tendero. E invita il compagno, Patti a prendere la sua posizione nell'out di destra. Ardizzone avanza, porta via il pallone lontano dalla propria di rigore, ma il marsale è già schierato. Calvaruso subisce fallo, arriva il calcio di punizione, terzo fallo commesso dalla marsala. Anzi, è il secondo fallo commesso dal marsala in questo secondo tempo. Calvaruso. Chiuso da, Bardan, non riesce, a strappargli via il pallone, lo tocca soltanto in fallo laterale. Adesso Bardan viene richiamato, dal signor Caico della sezione di Caltanissetta. Anzi no, della sezione di Trapani, di Caltanissetta è l'altro assistente, l'altro arbitro, il signor Fabio. Ardizzone, Pernice, adesso non c'è spazio di tacco, sbaglia l'appoggio verso Ardizzone, capisce tutto Tendero e va a controllare il pallone sulla posizione di Pizzo, poi sbaglia il controllo per troppa sicurezza Alessandro Patti. C'è Foderà che vorrebbe il cambio, ritornare sul rettangolo di gioco e con i piedi Ilario pizza il pallone, riparte la manovra del marsala Tendero sul lato di destra, viene, alza la testa per Bardan e c'è il gol, anche un doppio assist di Tendero, arriva il 7-1 a firma di Bardan, assistito benissimo, da Tendero, tutto questo quando siamo giunti al 47esimo. Dall'inizio del match, 7-1 il punteggio, direi un risultato abbastanza rassicurante, ma c'è ancora da giocare, adesso Foderà rientrato in campo, subisce fallo, terzo fallo commesso dalla formazione ospite in questo secondo tempo. Pizzo sul pallone. Dentro per Foderà, al limite dell'area, appoggio all'indietro per Patti. Allarga per Pizzo, adesso Bardan. Pizzo, Bardan. Chiaramente è difficile anche far gioco e trovare la forza per rimpostare per l'Aveco Palermo che tiene quanto più possibile, ma il marsala in questo secondo tempo si è approcciato in maniera ottimale, ha subito trovato la via del gol con Tendero, poi in rapida successione dopo aver incassato il gol del 3-1 a firma di Pernice, poi è andato a segno con Bardan, poi ancora Tendero, poi Patti e poi Bardan ancora. Quindi diciamo marsala abbastanza travolgente in questo secondo tempo che sta legittimando il vantaggio, 7-1 il punteggio. Pernice allarga per Calandra che lotta con Patti per avere la meglio, invece ce l'ha la meglio il marsala con Pizzo che tutto solo vorrebbe assistenza dei suoi compagni che non ha e poi cede la sfera direttamente sull'out di sinistra e il pallone che termina direttamente sul fondo, nulla di fatto, sempre 7-1 il punteggio in favore del marsala. Foderà
dentro per Bardan, pallone che viene raccolto da Ardizzone che può ripartire. Calandra, Ardizzone sul sinistro e stavolta il primo palo pala benissimo Mirko Ilario con i pugni e poi subisce fallo Gabriele Foderà. Foderà. Gioco pallone affidato a Pazzi, adesso Bardan, ancora Foderà dialoga con il numero 24, Bardan, Pizzo mette a centro, troppo avanti, Foderà non arriva all'appuntamento con il pallone, sfuma un'altra occasione per il Marsala per incrementare ancora il punteggio, ricordiamo che siamo sul 7-1 in favore del Marsala sulla Aveco Palermo. Calvaruso. Su di lui la marcatura, abbastanza serrata di Foderà che lo costringe a giocare all'indietro. Corsino non riesce a far filtrare il pallone che è intercettato da Pizzo. Ancora Pizzo si va a intromettere tra le linee della formazione giallorossa. Ardizzone dialoga con Calvaruso. Ardizzone controlla il pallone, cede all'indietro per Corsino, cerca di mettere a centro, doppia marcatura su di lui da parte di Bardan e Foderà che hanno la meglio, guadagnano anche una rimessa laterale. Già riparte il Marsala che poi può stare compatti sull'out di sinistra. Foderà, pallone ceduto ancora ad Alessandro Patti, ancora Foderà centralmente. Pizzo all'indietro per Bardan, 21esimo e 30 secondi al nostro timer per quanto riguarda il secondo tempo. 7-1 il punteggio, triplette di Tendero, doppietta di Bardan, gol di Foderà per il Marsala, mentre di Pernice il gol dell'Aveco Palermo, anche Patti al Festival del Gol. Patti adesso che controlla il pallone, allarga il gioco per Foderà. Marsala adesso che non preme come in avvio di questo secondo tempo, il gioco diventa più statico, anche più brutto da raccontare. Intanto Bardan cerca di penetrare e poi appoggia lateralmente per Pizzo che scarica in porta un grandissimo destro intercettato da Norfo. Foderà, Pizzo adesso, parte da lontanissimo, Marsala d'esterno. Pizzo cerca di far filtrare questo pallone verso Bardan, non ci riesce. Corsino. In avanti cerca di mettere movimento a Ardizzone, non ci riesce, esce bene dai blocchi. Foderà fa tutto da sole, pallone messo al centro, controlla di Bardan, batti il palo. Clamoroso palo di Alessandro Patti, un tiro di grande potenza di sinistro, d'esterno sinistro che va a stamparsi sul palo. Ammonito Bardan, ammonito Calvaruso. Al 23esimo, 53esimo nel computo totale dei minuti trascorsi dall'inizio del match, 53esimo. Ammonito Bardan, ammonito Calvaruso. Della Aveco Palermo. È il grandissimo palo colpito da Patti qualche istante fa, pallone messo fuori da Bardan di sinistro, perfetto la conclusione, perfetta la conclusione del numero 25 Marsalesi, tentata a stampare sul palo. Corsino
Corsini. Marcata a vista da Pizzo, cede il pallone ad Arvizzone. Salta la marcatura di Foderà, riparte Marsala con Patti, c'è dentro Pizzo, c'è anche Alvarito che dal limite ci prova. Viene murato da Corsino. Foderà all'indietro, servito da Patti, non trova fortuna il numero 26 del Marsala. Pernice disturbato da Alvarito, il pallone che termina tra le mani di Ilario. Riparte Marsala, Alvarito cambia tutto per Foderà. All'indietro Patti. Sbaglia in un primo tempo il controllo Foderà, poi ritorna su suoi passi, non c'è marcatura da parte dei giocatori della Aveco Palermo e il Marsala. Il Marsala è praticamente padrone del campo in questo frangente dell'incontro, dove il Marsala stesso conduce 7-1 sulla formazione giallorossa. Adesso ancora gli azzurri con Pizzo, gli azzurri mai maglia bianca, soltanto un paio di partite giocate con la maglia azzurra questa stagione del Marsala. Alvarito. Patti potrebbe andare al tiro, ma cede il pallone a Pizzo che cerca di piazzare la sfera. Trova soltanto un calcio d'angolo. C'è la segnalazione del direttore di gara a segnalare il time out chiesto dalla panchina del Marsala. E noi cerchiamo di fare un riepilogo di quello che è successo all'inizio di questo match, che ricordiamo essere valido per la gara di andata dei quarti di finale di Coppa Italia della fase regionale. Con il Marsala che conduce 7-1 quando siamo giunti al 25esimo del secondo tempo, 5 minuti più recupero al termine totale del match. Il computo dei falli in questo secondo tempo è di 4-2, 4 commessi dalla formazione ospite, 2 del Marsala. Il 7-1 è frutto della tripletta di Tendero, una doppietta di Bardan, il gol di Patti e di Gabriele Foderà per quanto riguarda il Marsala, mentre di Pernice quello della Aveco Palermo. Questo è il riassunto in sintesi, molta sintesi di quello che è successo in questo match. Marsala che proveniva da ben quattro vittorie, quattro sconfitte consecutive tra campionato e Coppa, tre in campionato, una in Coppa nell'ultima giornata del girone eliminatorio, quella con Patita contro lo Sporting Alcamo. Invece le tre sconfitte che pesano per la formazione di mister Anteri sono in campionato, quella diciamo imposta dal Tikitaka, Futsal Mazzara, e appena qualche giorno fa quella contro il CUS Palermo, squadre di primo ordine che come il Marsala lottano per il vertice del campionato. Marsala che è molto attardato, ben 9 punti separano la formazione di Anteri dalla 2 di coppia Mistral Carini e Futsal Mazzara, che di punti ne hanno 18. Il Marsala è fermo a 9 punti frutto delle 3 vittorie nelle prime 3 giornate. Ma seguiamo questo epilogo di partita qui tra Marsala Futsal e Aveco Palermo, valida per i quarti di finale di andata di questa stagione. Arriva il quinto fallo, sgambettato Alvarito da buona posizione. Siamo nel vertice destro dell'area di rigore dell'Aveco Palermo. Il signor Fabio va a comunicare al suo omologo dall'altro lato che si tratta del quinto fallo commesso, quindi il prossimo fallo dovrebbe portare al dischetto del tiro libero i giocatori del Marsala. Intanto Pizzo sul pallone, si avvicina anche Alvarito, Foderà confabulano i tre all'altezza del pallone, si allontanano Foderà ed Alvarito, resta Pizzo nell'incombenza di eseguire questo calcio di punizione. In campo esordisce anche Gianluca Tumminello, posizionato al limite dell'area, che per poco non arriva ad agganciare la sfera. Con questo calcio di punizione battuto da Vito Pizzo. Corsino cerca di far ripartire Tumminello, frana sul norfo che era in uscita, commette fallo il numero 18 del Marsala, il grido del portiere dell'Aveco Palermo. Nulla di fatto, soltanto diamo la botta. Con il grido passa tutto e viene anche sostituito il numero uno Norfo tra i pali, al suo posto con il numero 18 dovrebbe 18 trattarsi di Alesi, o numero 12, Messina. Una svista indistinta. Anche il Marsala sostituisce il portiere, fuori Ilario, dentro Cordaro.
Foderà allarga per Tuminello, Alvarito si fa vedere lungo Pizzo, Tuminello invece si inserisce bene, mantiene il possesso di palla Alvarito, si appoggia verso Foderà che gli restituisce il pallone, vuole l'inserimento centrale da parte di Tuminello, cerca di penetrare e servirlo al centro ma guadagna soltanto una rimessa laterale, numero 16 del Massala Alvarito che dà il 5 a un bambino a bordo campo. Alvarito tocca all'indietro, all'indirizzo di Foderà, pallone controllato con la suola da parte di Tuminello, ceduto ancora a Foderà il pallone sull'auto di destra, si fa vedere Alvarito, punta Ardizzone, poi desiste e adesso lo salta ma su di lui il ritorno del corpo lento giocatore giallorosso, calcio d'angolo per il Marsala, Alvarito sul pallone, terzo secondo già andato via e pallone ceduto a Pizzo che di prima intenzione va alla conclusione, può ripartire la Vego Palermo con Virzì, pallone affidato a Pernice, su di lui preciso l'intervento di Foderà, Alvarito sgambettato da Virzì e tiro libero ammonito per Virzì al 59esimo. Terzo ammonito tra le file della Vego Palermo, si trattano di Virzì appunto, Corsino e Calvaruso, mentre soltanto Bardan ammonito tra le file del Marsala. Tiro libero, che sta per essere battuto dal Marsala, dovrebbe trattarsi di Alvarito all'esecuzione di questo tiro libero. Che va a posizionare il pallone laddove è stato subito il fallo, come dal regolamento nel tiro libero non occorre che il pallone venga piazzato nel dischetto degli 11 metri, può essere piazzato anche nella zona più vicina dove è stato commesso il fallo, e così fa Alvarito, se la procura e lo va a realizzare, 8-1 il punteggio quando siamo giunti al 61esimo dell'incontro, 8-1 fuori Alvarito, dentro Tendero in quest'ultimo rush del match con il Marsala che ha dilagato, un 8-1 più rassicurante per quanto riguarda la qualificazione, arriva il fischio e il direttore di gara, il Marsala batte la Vego Palermo 8-1 e come stavamo già dicendo un 8-1 più che rassicurante, ma questo Marsala ha bisogno più di questa vittoria per cercare di risalire, soprattutto con il morale, cercare di fare più punti possibili adesso in campionato e rimanere agganciato al treno dei playoff. Riepiloghiamo velocissimo quello che è successo in questa partita, il Marsala che ha chiuso la prima frazione di gioco in vantaggio 2-0 per effetto delle reti di Sassegna all'undicesimo da Jorge Tendero e al 24esimo di Gabriele Foderà, nel secondo tempo prorompente la manovra del Marsala con Tendero che di tacco ha messo subito dentro in avvio al 31esimo, appena al 31esimo il 3-0, un minuto dopo il gol di Pernice da parte della Vego Palermo aveva rifatto affiorare i fantasmi di una rimonta come ci ha malaguratamente abituato in quest'ultimo periodo il Marsala Futsal, poi al 34esimo il 4-1 a firma di Bardan, assistito benissimo da Alvarito, al 36esimo il 5-1 e al 40esimo il 5-1, siglato ancora da Tendero che tutto solo si è trovato a tu per tu Norfo e lo ha battuto, al 40esimo il 6-1 a firma di Patti, poi al 47esimo ancora Bardan e al 61esimo l'8-1 firmato da Alvarito su tiro libero. Finisce qua il racconto di questa partita, io ringrazio la parte tecnica Peppe Maltese, l'appuntamento è rinviato la prossima sabato prossimo quando qui a Marsala arriverà il Tiki Tag, arriverà il Palermo Futsal 89ers per l'ottava giornata del campionato di Serie C1. Gerard Sport, in via Sanità 36 a Marsala. FN Group, luce e arredo, leader per l'illuminazione e l'arredamento nel sud Italia. A Marsala in contrada Terrenove 307, a Trapani in via Marsala 139 e a Gela in via Recanati 10. Neodent SRL, specialisti del sorriso.
Centro di odontoiatria e protesi dentaria. Direttore sanitario, dottor Giacomo Vinci. In via Palazzo Comunale 10 a Petrosino. BTM Bonura, Centro Wind 3. Da oggi risparmi anche su luce e gas. Per informazioni chiamo un nostro consulente al numero 0923 71 35 21. BTM Bonura è a Marsala, in via Calogeri Sgro 2 e in contrada Giuseppe Tafalia 193. Benvenuti nell'optometria del XXI secolo, targata Ottica Mia, benessere visivo. Centro specializzato lenti progressive freeform, misurazione della vista, ispezione del segmento anteriore, diagnosi del glaucoma e del cheratocono, screening dei pazienti elegibili alla chirurgia della cataratta, topografia corneale, refrazione, pupillometria. Centro lenti a contatto Ottica Mia, a Marsala in via Nazionale 832, Ottica Mia. Cordio 3 Generation di Salvatore Cordio. Tappezzeria navale e civile, tendalini, tende da sole, tensostrutture, teli in PVC, gazebi e strutture in legno, ricovero imbarcazioni. Cordio 3 Generation è a Marsala in via Salemi 732, telefono 340 4784 491. Valenza Servizi Funebri e Floreali. Valenza, il nuovo negozio di onoranze funebri, è a Marsala in via Mazzara 214-216, telefono 340-2312-539, 328-6819-435 e 328-0898-335. Valenza, onoranze funebri. Supermarket di Gandolfo Nicolò, macelleria, salumeria, alimentari. Contrada Ponte Fiumarella 155 a Marsala, telefono 0923 969623, supermercato di Gandolfo Nicolò. La spesa è più facile. GEPA Distribuzione di Rocco Vincenzo Genovese EC. Vendita di bombole a gas ed accessori. Servizio a domicilio, Contrada Conca 340C a Marsala. Info 0923 996004, mobile 328 4129 208, 333 32 52 124. GEPA Distribuzione. Officina Moto e Scooter Team FL8, attrezzature di giardinaggio. Contrada Cuore di Gesù 732, via Nazionale Marsala. Cellulare 320 7874 429. Autofficina Soccorso Stradale H24 di Giuseppe Bottiglia. Centro sostituzione gomme, ricarica aria condizionata, tagliandi auto. Contrada Cuore di Gesù 517, numero 3, Strasatti di Marsala. Cellulare 347 42 38 303. LR di Laudicina Rosa Maria, vendita di pasta e farina Poiatti, via Levante 7 a Petrosino. Chiamaci al 347 68 54 634. E allora mi raccomando, LR di Laudicina Rosa Maria. CD Marsala, informatica e servizi, in via Mazzini 141 a Marsala. Dal 1952 Verde Zoo, giardinaggio, hobbistica, mangimi, concimi, sementi pellet, nocciolino di oliva. Verde Zoo è in via Napoleone Colleiani 3 e in via Dante Alighieri 71 a Marsala. Tabaccheria Sardo, ricevitoria, lotto, superenalotto, edicola, servizi LIS, in contrada Berbarello 479 a Marsala. Cam Sport, abbigliamento e attrezzature sportive, abbigliamento promozionale e da lavoro, gadget delle migliori squadre e accessori vari, stampe personalizzate. A Marsala, in via Mazzini 128. Autofficina Pellegrino, riparazioni auto di tutte le marche. In contrada Strasatti 741 a Marsala. Telefono 0923 390239 o 347 52 94 986.
Mary Rent Car, autonoleggio, in Contrada Santa Venera 61 a Marsala. Agribios di Marino Giovanni, a Petrosino, in via Alcide De Gasperi 98. Armato Ricambi, vasta gamma di ricambi, solo da noi, alle migliori marche Bosch, Castrol, FAG e tante altre ancora. Vieni a visitarci in via Nazionale Strasatti 397 a Marsala oppure contattaci ai nostri recapiti Armato Ricambi, qualità e convenienza. BGF Calcestruzzi SRL, ditta leader nella vendita di calcestruzzo preconfezionato a Petrosino, via dei Platani 89, BGF Calcestruzzi. Kronos Pizzeria Steakhouse, servizio anche a domicilio chiamandolo 0923 996680. Ci trovi a Marsala in Contrada Tabaccaro numero 20 sulla strada statale 115. Kronos Pizzeria Steakhouse. ASD Mega Fitness 2.0 vi propone coaching online, centro fitness, bodybuilding, functional training, ginnastica posturale, servizio massaggi. Che aspetti? Vienici a trovare in Via dei Platani a Petrosino. ASD Mega Fitness 2.0. Montalto Baldassare, ingrosso e dettaglio, tutto nel campo dell'elettricità e dell'idraulica, a Marsala in via Nazionale 329 a Strasatti, telefono 389 65 38 208, cercaci anche su Facebook. Tabaccheria Gandolfo di Rosario e Federica, rivendita numero 54 a Marsala in Contrada Casabianca. Tabaccheria Gandolfo. PGM Commerce, materiale edile ed idrotermoelettrico, fai da te, ferramenta, colori, abbigliamento antinfortunistico, sanitari, giardinaggio, bombole di gas a Petrosino in Viale Francesco De Vita 54. PGM Commerce. Sime SRL, produzione di travetti precompressi per solai e travi traliccio, pali in CAP, blocchi e divisori in argilla espansa, ferro lavorato, intonaci, pitture, smalti e ferramenta. Sime SRL Marsala, in Contrada Berbarello 351. Agenzia di consulenza automobilistica Tumbarello Antonino, da noi rinnovo patenti di tutte le categorie, trasferimenti di proprietà, pagamento tasse automobilistiche, certificati, misure camerali, ipocatastali, immatricolazioni veicoli, rinnovo patenti nautiche a Petrosino in via Pietro Nenni 184, Agenzia di consulenza automobilistica Tumbarello Antonino. Pizzeria Gnam Gnam in via Pietro Nenni 38 a Petrosino. La Crusca di Antonio e Elsa. Da noi trovi mangime prodotti per gli animali, animali vivi come pulcini, galline, anatre, piantine di semina, aromatiche e ornamentali, prodotti attrezzi da giardinaggio, ferramenta e anche bombole. A Marsala in Contrada Ciancio numero 29. Vienici a trovare alla Crusca. Vivai Zerilli, coltivazione di piante mediterranee, sulla strada statale 115 a Mazara del Vallo. Mailboxes, etc. Spedire, ricevere, comunicare, lo facciamo bene. Mailboxes, etc. è in via Mazzini 89 a Marsala e in corso Vittorio Veneto 208 a Mazara del Vallo. Barber Shop Giancarlo, in viale Francesco De Vita 30 a Petrosino. Studio fotografico Claudio Lombardo, fai tesoro dei ricordi, in via Nazionale Strasatti 657 a Marsala. Lavasecco Rapido Lombardo, sartoria, riparazioni, lavaggi di pelli, pellicce, tappeti, in via Ugo Lamalfa 266 a Petrosino, telefono 331 92 96 954. Articoli da pesca Esca Viva. Contrada San Michele Rifugio 165 a Marsala. Cellulare 392 6299
449. Articoli da pesca Esca Viva. Vi aspettiamo. Officina Meccanica Service Pipitone, di Pipitone Benedetto. Vendita macchine, ricambi e accessori agricoli. In via Ugo La Malfa 128 a Petrosino.